E mentre Paco stava facendo cose, io finalmente posso far evolvere il nostro tra... Ah no, non si evolve, scherzavo. Ah, non si evolve al 16. Si evolve al 20, cretino. Sì, lo so. Oh, questo è il secondo skitty che trovo. C'è che ritorno. Ciao, andiamo dal signor Marino. Arrivo. Brava figliuola. Bellissimo come mi chiama mio padre, la macchina si ferma. E la macchina, la nave. Mio Dio. Ok, adesso andiamo da Rocco Siffredi. Fatto la battuta. Allora, bello, cominciamo con le domande. Sta zitto. Allora, Zoo 97 ci chiede: è vero che Shooting Star è la canzone più bella del mondo? Non è quella. E allora? Lo so! E allora? Ma a me piace cantare questo. Simone. Oh, lui lo cattura. Ehi, non mi interrompere. Dai, zitto. Allora, Simone Olla chiede: cosa pensate della moda dell'otaku? Intendo quelli che dicono di guardare e leggere anime manga, seri e con contenuti forti adulti, hentai. Studiano il giapponese e si fanno cosplayer alle fiere del fumetto. No, aspetta, siccome io studio giapponese allora sono otaku, forse non hai capito. No, diciamo che gli otaku sono... in giapponese significa disagiato, vero? Sì. Ok, e quindi una brutta cosa. Qua in Italia il termine otaku è stato trasformato e associato a i fanatici che leggono o guardano queste cose, o che pensano che Giappone best country e poi non sanno che magari stuprano le donne sui treni. Comunque, chi si definisce otaku è una brutta persona. Prima si chiamavano Giappo Minchia, poi si sono evoluti. Quindi un gran saluto al nostro amico Kevin Paceco, che so che ci segue sempre. Gli auguriamo tante belle cose. Marco Tosoni ci chiede: la best gen... non hai capito questa qua che stiamo facendo noi, secondo lui. Quarta. Vabbè, che ne pensate dei film dei Pokémon? I film dei Pokémon, a parte forse quelli di nero e bianco, perché di nero e bianco dell'anime è simile, non si salva un cazzo. Esatto. I film dei Pokémon invece sono di una qualità porca troia, anche perché i primi erano fatti, non mi ricordo se con la Disney o con la Warner Brothers, comunque... Si vedeva. Qualità eccelsa. Penso Warner Brothers. Poi ci chiede anche: vi piacerebbe vedere un live action sui Pokémon? No! No. Verrebbe fuori una cagata pazzesca, quindi... Vorrei... Vero Dragon Ball Evolution? Che schifo. Vabbè, allora, Caterina Ciulla ci chiede: cosa ne pensate di Undertale e Splatoon? Undertale non ci ho mai giocato, forse lo prendo, non lo so. Splatoon è strabello. Undertale è carino, ma sopravvalutato molto, molto. Cioè, è un gioco carino effettivamente, ma non lo definisco l'opera d'arte moderna che molti definiscono tale. Poi... Ciao, Rudy. Christian Corsi chiede: ma le malsade di Sole e Luna sono praticamente degli hamburger vegetariani? Ho sbagliato poco. No, beh, visto che non si mangia la carne... Comunque sì. No, sono vegani, pezzi di merda. Ok, allora passiamo alla prossima domanda, che è di... vediamo un po' l'ora. Maverick Blast, che ci chiede: visto che siamo nella generazione che ha portato più danni alla Crusca, è più Gran Marnasi, Zeffo, Paco o il buon 17? Se non ti dispiace questa cosa della Crusca, è uscita da me. No, stai zitto. Quindi mi prendo il merito, democraticamente. Somebody. Ma stai zitto. Un pazzo pagliaccio. Cretino. Uè. Allora. Idiota. Aspetta. Fuschio ci chiede: biscotti preferiti? Io penso gli abbracci. Pandistelle. Cretino. Ok. Gli abbracci. Allora, poi Steve KM50 chiede: cosa ne pensate della nuova meccanica Link di Yu-Gi-Oh? Io lo sapevo che ce l'avreste fatta.
la stavo aspettando. Perigo, il suo giudizio quale sarebbe? Porca troia, era ora! Perché effettivamente c'erano molti mazzi che vincevano al secondo turno. E vero, Pendulum! E i Link hanno praticamente riequilibrato di molto il gioco. Tant'è che, a quanto ho capito adesso, se non hai Link in campo, puoi evocare un solo mostro da extra, ad esempio. E i Link fanno sì che il gioco diventi più lento, che si possa comunque giocare quell'attimino di più. E rende mazzi sbloccati dei mazzi normali. Ad esempio, non lo so, Metal Fo. Vogliamo mettere così. Ma anche i Magician. O i Magician soprattutto. O qualunque mazzo abusi dell'Extra Deck. Molti come il Quasar o il Blackwing che facevano... Oh, che bello il Quasar che non gioca più. Molti come il Quasar o il Blackwing facevano praticamente un uso esoso dell'Extra. Ciao. Zodiac Beast invece non accade così, semplicemente perché hanno comunque un modo di evocare prima il Link e poi di fare il loro combo, quindi frega niente. Finché non arriva il Banhammer... probabilmente sulla combo che fa portare il Drassia e un Ixis generico. Vabbè, comunque siamo... Però ci siamo. Non ci dispiace. Come meccanica è figa. E non è neanche sbroccata dal suo stesso punto di vista. Per il momento. Sì. Cioè, sulla carta sembra liberatore. Hai capito? Sulla carta, né? Perché... Sì, Paco, sì, Paco, sì, Paco. Torna a lavorare. Ok. Allora... Gabri 94 Ita chiede: lo sapete che esiste un libro non autorizzato dalla Nintendo chiamato L'ultimo allenatore di Pokémon? È basato sull'app di Pokémon Go. Beh, no, ci sono tanti di quei libri non ufficiali su Pokémon Go che... GoldFox 98 chiede: personaggio che odiate di più in JoJo? Ah, lo volete sapere? Aspetta, cos'è giorno? No. Ma non perché faccia schifo lui come personaggio, che so io, ma odio Johnny. Perché Johnny? Andate a fanculo, Johnny Best JoJo. Ma perché? Cosa t'ha fatto? Lui niente. E allora? Me l'hanno fatto odiare. Ma sinceramente non odio nessuno. No, non c'è nessun personaggio che odio. Mi piacciono tutti, sinceramente. Vabbè. Poi Lagging Warrus chiede: cosa ne pensate di Detective Conan? Che probabilmente nel 2070 sarà ancora all'inizio della storia. Siamo all'episodio 700 qualcosa. Cazzo, fatelo finire, buon Dio. Basta, fatelo tornare grande. Giapponesi di me. Vabbè, poi. Allora, come seconda domanda ci fa: come speciale 1000 iscritti, andate al Simpli? No. Come no? Andiamo al Family Market. Adesso vi spieghiamo. Se il Simpli è il supermercato dei poveri, il Family Market è il Simpli dei poveri. Pietro T chiede: ma il vostro numero preferito è il 17? Quack. Sì. Allora, Demarox scrive: cosa fate se vi entra un gabbiano in casa? Hai presente il piccione, quello che viola, che sbatte la testa? Ecco, faccio quello. D'accordo. Nick395 chiede: qual è la vostra hack Pokémon preferita in assoluto? Ancora. Life of Guardians. Me lo stavo dimenticando. No, allora andate avanti a farcela la domanda, perché poi me lo dimentico. Avete mai giocato a un hack di Fire Emblem? Se sì, qual è la vostra preferita? Sì. Project Z. È Snakewood, ma in Fire Emblem fatto meglio. Ed è bellissimo. Andrea Anikas chiede: il vostro Fire Emblem preferito? Lo diciamo insieme. 3, 2, 1, Radiant Dawn. Perché è il miglior Fire Emblem insieme a Genealogy. E pochi cazzi, Awakening e Facefang cagare. Nikini che ci chiede. Ah no, non ci chiede. Cioè ci ha fatto neanche una domanda. Cioè, ha scritto questo è quello che credi tu. Non so il riferimento a cosa, però. E io gli dico sì. D'accordo. Allora, Darky701 chiede: cosa odiate della vostra generazione preferita? Io ho visto che della seconda odio la facilità. Questa è una domanda interessante. Ecco, della mia generazione preferita, anzi in particolare di Diamante e Perla, odio il fatto che tra la Lega e l'ultima medaglia ci sia una disparità di livelli così esagerata.
e non dico stronzate se dico che la Lega di quarta generazione sia probabilmente non solo la più difficile, ma la cosa più difficile di tutti i giochi Pokémon. Emilio il Figo dice: verreste all'autogrill più vicino a prendere un caffè con me? No. Se mi paghi la benzina, la mamma mi ha detto di non andare all'autogrill che ci prendi l'ebola. No, ma scusa, se ci paga lui il caffè ci offre. Ma la l'ebola poi. Vabbè, ho capito, ma vabbè. Fenku G chiede: che ne pensate dei video ASMR? Sì, non ho la minima idea di cosa tu stia dicendo. Neanch'io. Mi spiace. Il dottor Calcestruzzo. Cosa? Nome è stupendo, tra l'altro. Ci chiede: Mulino Bianco o Nesquik? Nesquik. Nesquik, decisamente. Oh sì. Garbodor Giginca. Eccala. Ci chiede: Mike combatte per i suoi amici e tu non prendi simpatia da me. Ecco. Perché hai detto ai che l'hai triggerato. E sono finite le domande. E la... Sei contento? Dai, Paco, perché non mi raggiungi? Che punto sei? Come si non dirci Clamipoli, t'ammazzo. Percorso 110. Che prima di Ciclamipoli. Sono ora sulla spiaggia io. Divertiti, divertiti. Io ti ammazzo. Anche io. Tantissimo. Oh, Laudred. Ok, sei davanti alla quizzoteca? Sì, proprio la quizzoteca. Dove cazzo sei? Non lo so. Dove sei? Non lo so. Dimmelo, bastardo. Ma non lo so neanche io, come faccio a risponderti? Come lo sai neanche tu? Ciao ragazzi, alla prossima. Come? Ehi, oh, wow. Che cazzo sei? Ciao. Ma...